Ospite per parlare di elezioni abbiamo Alessandro Condò, che è il leader di Sanremo Libera, un gruppo di persone che si è radunato sotto questa bandiera, che è una lista civica, diciamo, Esatto. che affonda la radice, diciamo, un pochino dalla destra, perché volevo così, è la prima volta che ci incontriamo, la prima volta Certo. che parliamo. Quello che mi ha incuriosito è che ho visto un attimino, sfogliando il suo curriculum, che lei nasce, diciamo, politicamente così il 13 di agosto del 2018. No, nasce molto prima, perché era anche iscritto al Movimento Sociale, queste cose qua, 15 Sì. anni fa. Però il 13 agosto, quando diventa praticamente Forza Nuova, lei è di Forza Nuova, e Forza Nuova gli chiede di presentarsi come candidato sindaco alle elezioni che ci saranno a fine di maggio di quest'anno, proprio con così, la bandiera di Forza Nuova. Lei accetta, però dopo qualche mese ci ripensa e ritira la sua candidatura, e sta un po' sull'Aventino. Ecco, cosa è successo? E sull'Aventino, anche sull'Aventino, cos'è che l'ha Sì. convinto poi a accettare un'altra strada, ecco? Sì, allora, innanzitutto buongiorno e grazie dell'invito. Sì, come ho detto anche in altre occasioni, la situazione che si è sviluppata è questa. Ero coordinatore provinciale di Forza Nuova, avevamo e abbiamo un progetto che volevamo portare avanti per Sanremo, con delle idee ben precise, con delle novità e delle azioni precise. Inizialmente sembrava che questo progetto che noi avevamo proposto potesse essere supportato in maniera così buona da Forza Nuova, però poi ci sono state delle divergenze piuttosto importanti, soprattutto su determinate tematiche, quindi non avevamo più la possibilità di portare avanti con loro questa idea, questo progetto che avevamo, e quindi stavamo già lavorando ad una lista civica che avremmo voluto poi inserire e portare a supporto di quella di Forza Nuova. L'idea dell'associazione civica stava già nascendo, e quindi nel momento in cui siamo usciti tutti, sì, io come coordinatore e tutto il gruppo che era in Forza Nuova, appunto siamo usciti, siamo confluiti in Sanremo Libera. In Sanremo Libera. Ecco, lei è sposato, è padre di 3 figli, Sì, ha uno studio ho professionale di, come si dice, massoterapia, a fisioterapia, faccio a Sanremo. Sanremo. Ha un passato di sportivo, perché era Sì. amante e professava il baseball, no? Ho A Sanremo. Sì, giocato per in 15 Serie anni a A2 baseball, anche, no? Mi in sembra, Serie sì. A2, gli anni d'oro del Sanremo Baseball, sono stati anni bellissimi, in cui insomma il Sanremo Baseball militava quasi nella massima serie. Poi vabbè, per problemi di salute, problemi di schiena, ho dovuto abbandonare l'attività, però sono ricordi bellissimi, E insomma. adesso fa il fisioterapista Adesso mi e occupo di. sta aggiustando le gambe e le spalle, la schiena dei sanremesi, però cerca adesso Ci di dare provo. una mano a livello anche come pubblica amministrazione. Sì. Ecco, però c'è chi dice: ma Condò è una persona molto intelligente, è di Forza Nuova, è di destra, però ha capito che forse la destra è Forza Nuova. Non ha grandi Ma numeri, guardi. si mette così in una lista civica, così prende quelli che lo conoscono, che sanno che è una persona moderata, non è un estremista di destra, diciamo, è Lo questo, sono. è tutt'altro. Difatti anche nel suo programma si dice: noi non siamo contro nessuno, ma vogliamo il Assolutamente. dialogo, e questo è un po' Certo. il suo messaggio, no? Assolutamente sì. Io non. Chi mi conosce sa benissimo che non sono mai stato Un violento, un diciamo così. violento, un Perché Forza Nuova, estremista. purtroppo, Esatto, ma alcune sono stati volte poi questi usa un po' così toni un po' troppo. forse un po' Infatti sono stati poi troppo questi i motivi per drastici. i quali sostanzialmente poi ci siamo allontanati, nel senso che non credo che quel tipo di azioni o quel tipo di politica possa, tanto non si sarebbe mai sposata con quella che è la nostra idea. E poi credo che a Sanremo non sia attuabile un discorso così. Noi l'idea che avevamo era completamente diversa, lo stiamo dimostrando perché comunque abbiamo continui
colloqui, continui confronti con tutte le forze politiche che chiaramente hanno piacere a confrontarsi con noi. L'abbiamo sempre fatto e lo faremo, e quindi insomma stiamo portando avanti, portiamo sì. avanti una nostra idea. Che a che punto è la sua lista? Ha già tutti i candidati? Allora, la quanti lista... siete? State cercando? Allora, la lista, questo lo dico orgoglio. Con orgoglio e con soddisfazione, perché insomma Sanremo Libera è nata a ottobre dello scorso anno, quindi siamo veramente gli ultimi arrivati. Sì. La lista l'abbiamo completata, abbiamo 23 candidati, abbiamo raccolto nelle scorse settimane, nelle scorse fine settimana le firme con dei gazebi, abbiamo superato sì. il limite delle 200 firme che servono sì, per poter avere tutte le cose in regola per continuare il percorso. Abbiamo cioè. Presentato queste firme all'ufficio elettorale e in questi giorni i candidati si stanno recando all'ufficio elettorale per compilare il modulo per l'accettazione della candidatura. Quindi diciamo che siamo stati i primi a consegnare le liste con la lista dei candidati con le firme, quindi la parte burocratica la stiamo certo. ultimando. Qualche nome che possiamo dire? Nei prossimi giorni almeno due, il suo e un altro. Il mio sicuramente, poi vabbè, il capolista sarà Maurizio Stefanucci, che poi è il presidente di Sanremo Libera. Questi siete noti, allora un terzo che non... perché Stefanucci e lei, è logico, terzo... siete l'anima... Di questa corrente. Poi avete una storia dicendo che arrivate da... Ma guardi, non siete gli ultimi arrivati, ecco, perché avete una esperienza così politica, amministrativa di oltre 15 anni, diciamo, cioè non, da 15 a 10 sì, anni. Poi io ero stato anche tra i fondatori di Matuzia Nostra sì, ai tempi, esatto. quindi insomma con altre persone, con altri amici. Un nome che non è ancora stato detto. Ma guardi, un nome che io ritengo essere importantissimo, perché ci darà una grossa mano, soprattutto nell'ambiente sanitario, che è l'ambiente che seguiamo tra le altre cose con vicino, grande attenzione. Da certo. vicino, che è il dottor Ugo Pisani, che è uno dei... dei fiori all'occhiello del nostro pronto soccorso, un medico validissimo. Sono tutti validi, io ritengo i miei candidati tutte ottime persone. Ci mancherebbe. Però sicuramente il dottor Pisani ci darà una grossa mano, soprattutto a capire bene uno dei temi di questo periodo, che è l'ospedale unico. Praticamente c'è l'ospedale che quindi terrà impegnati i pubblici amministratori di tutta la provincia di Imperia per lungo tempo. I vostri obiettivi sono soprattutto la sicurezza, che è la tranquillità delle persone, perché le persone dove vivono devono vivere veramente tranquille e sicure, certo, e poi la sanità e diciamo anche l'ambiente, diciamo un pochino la vita. L'ambiente, poi uno dei temi che abbiamo portato noi a Sanremo, ancora quando io ero coordinatore provinciale di Forza Nuova, è il DPR 445 del 2000, che è un decreto del Presidente della Repubblica che praticamente dovrebbe obbligare, uso il condizionale perché sì. purtroppo non è applicato come dovrebbe essere, tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari che compilano delle autocertificazioni, si dovrebbe allegare a queste autocertificazioni un certificato consolare che sia esplicativo di quella che è la situazione patrimoniale delle persone che fanno questo tipo di richiesta. Cioè. Questo è utile perché per dire, Alessandro Condò fa un'autocertificazione come cittadino italiano, tutto quello che Alessandro Condò possiede è facilmente riscontrabile. Individuabile, certo. Voilà. Se chi fa l'autocertificazione non è un cittadino italiano, è un cittadino comunitario, extracomunitario, esiste uno strumento che è il certificato consolare per attestarne. Certo, anche perché cioè, è una fotografia voilà. che aiuta a conoscere meglio la persona che viene certo, qua. Proprio due domande perché abbiamo finito il tempo. Certo. Cosa critica dell'amministrazione di Alberto Biancheri che sta terminando? Cosa che più che doveva fare invece che non ha fatto? Ma io credo che sicuramente il discorso è un po' legato alla differenziata.
sulla raccolta differenziata sì, che zoppica. Perché Che comunque zoppica. zoppica un po', io Sì. ci sono delle situazioni ancora in atto che dovrebbero essere risolte in maniera un pochino più. Diverso. Sì. E invece cosa pensa del competitor, perché è inutile nasconderlo, e i due che Certo, dovranno certo. darsi battaglia, Beh, io c'è cercherò di rendergli la vita Sergio complicata. Tomasini, sì, Sergio Tomasini. Tomasini cosa, come lo Ma vede? Lo io vede Sergio non migliore sento. di Biancheri, uguale a Biancheri, peggiore di Biancheri? No, 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 beh, No, Sergio Sergio io non lo è cosa conoscevo. rappresenta? Noi non parliamo della Certo. persona, noi parliamo qui in termini politici e di pubblici amministratori. Assolutamente, Non a livello assolutamente. personale ci No, mancherebbe, no, no, perché no, sono io tutti degnissimi, tutti quelli che si assolutamente. presentano. Io non lo conoscevo, l'ho conosciuto, ma io credo che abbia tutte le carte in regola per poter fare qualcosa di buono a Sanremo. Io l'unica cosa che spero è che, insomma, che tutto quello che in questi giorni stiamo vedendo a livello di progetti, a livello di idee, cioè che non rimangano su carta, ma Che non rimangano poi nei cassetti, voilà, nemmeno che si cassetti. faccia, che qualcosa venga materialmente realizzato, perché Sanremo ne ha bisogno. La verità, lei è stato contattato da Biancheri? E lei è stato contattato da Tomasini? Assolutamente no. Mi fa piacere che Bugiardo? mi faccia questa domanda. Bugiardo o No, no, verità? no. Noi, guardi, abbiamo parlato con tutti, parleremo con Che poi non tutti. c'è mica niente di Ma male, c'è mica assolutamente niente di ci male, ci mancherebbe. mancherebbe, no. Però mi dà fastidio che magari possano circolare delle voci che non siano vere. Noi siamo Sanremo Libera, quindi fino al primo turno Tutto, siamo tutto, liberi. tutti liberi, tutti liberi. Poi Poi si vedrà, si poi si vedrà, vedrà. poi si vedrà. Grazie, Condò, e Grazie a tanti voi. auguri per Sanremo Libera. Grazie Alla mille. prossima. Grazie, alla prossima, grazie.